Invito a programmare 3. Introduzione al suono Atari. Programma tradotto da Team 4. Prima lezione. Probabilmente avete visto funzionare molti dei dispositivi e delle caratteristiche di questo computer. Eccone alcune che probabilmente conoscete già. Colori, animazione ed effetto sonoro. Questa cassetta vi aiuterà ad apprendere come usare le istruzioni per la creazione del suono con il computer Atari per generare musica ed effetti acustici speciali. Se siete in grado di creare dei semplici programmi in Basic, non dovreste avere alcun problema nell'usare questa cassetta. In questa lezione imparerete come utilizzare i registri sonori. Il computer Atari si avvale di 4 registri sonori per generare i suoni. Osservate l'unità 1 sul manuale in dotazione al corso. L'istruzione Sound deve essere sempre seguita da 4 numeri separati dalla virgola. Il primo numero, compreso tra 0 e 3, determina il registro sonoro attivato. Il secondo numero è l'altezza del suono generato. Il valore può essere compreso tra 0 e 255. Scrivi alcuni numeri compresi tra 1 e 255 in questo registro sonoro ed ascolta il suono generato. Quando sei pronto per continuare, scrivi 0. Avete certamente notato che più grande è il numero, più è bassa la frequenza generata. Quale di questi registri sonori produrrà un suono di frequenza più alto? Il terzo numero dell'istruzione Sound determina la distorsione del suono. I numeri più bassi servono per generare rumori o suoni simili a scricchiolii. I numeri più alti producono suoni meno distorti. Il numero 10 genera il suono puro. Quale di questi registri sonori produrrà un suono puro? Ora esaminiamo il quarto numero del registro sonoro. Questo valore compreso tra 0 e 15 determina il volume del suono. Il volume sonoro più alto è dato dal numero 15. Il numero 0 significa assenza di suono. Quale registro sonoro produrrà il suono più forte? Lasciate il registratore in play per caricare automaticamente la seconda parte di questa lezione. Lezione 1, seconda parte. Il computer Atari si avvale di 4 registri sonori, quindi è possibile creare differenti combinazioni sonore e musicali. I registri sonori sono numerati da 0 a 3. Osserva l'unità 2 del manuale. Qual è il registro sonoro più alto?
L'istruzione Sound permette l'attivazione e la disattivazione del registro. Ecco come funziona l'istruzione Sound. Il primo numero indica il registro sonoro attivato. Ecco il registro sonoro 0. Il secondo numero determina l'altezza del suono o il tono generato. Il terzo numero, la distorsione del suono generato. Il quarto numero determina il volume del suono generato. L'unità 3 del manuale mostra la sintassi di scrittura dell'istruzione Sound. Dopo aver esaminato le unità 1, 2, 3 del manuale, rispondi alle seguenti domande. Quale di questi registri sonori produrrà un suono di frequenza più alto? Quale di questi registri produrrà un suono meno distorto? Quale di questi registri produrrà un suono di volume maggiore? Quando viene attivato un registro, esso rimane attivo fino a che non viene disattivato. Per disattivare un registro ci sono due metodi. Il primo consiste nel mettere il valore 0 al numero relativo al volume dell'istruzione Sound. Il secondo consiste nel porre l'istruzione End dopo le istruzioni Sound. Quando il programma Basic incontra l'istruzione End, disattiva i registri sonori attivati. Quale di queste istruzioni disattiva il registro sonoro? Osserva l'unità 4 del manuale. Quale linea del programma farà disattivare il registro sonoro? Siamo giunti alla fine della prima lezione. Osservate l'unità 5 del manuale ed esercitatevi con le istruzioni sonore. Quando siete pronti, caricate la lezione 2 come avete fatto con le precedenti. Invito a programmare 3. Introduzione al suono. Seconda lezione. Nel corso di questa lezione imparerete a creare degli interessanti effetti sonori da abbinare ai vostri programmi. Effetti sonori come il tuono, sirene, pianoforte, auto da corsa e molti altri. Vediamo più da vicino alcuni di questi effetti. Analizziamo la macchina da corsa e la sirena. Quale di questi due effetti si avvale del tono puro, ovvero del valore 10 di distorsione nell'istruzione Sound? Una delle cose che certamente avete notato nella lezione 1 è che le istruzioni Sound sono state utilizzate con dei valori fissi. Per ottenere l'effetto della sirena bisogna modificare rapidamente il valore dell'altezza del suono.
I valori dell'istruzione sound possono essere sostituiti da variabili. Qui la parola tono identifica la variabile nella quale possiamo inserire svariati numeri per ottenere una gamma di suoni. Quale di queste istruzioni sound genera un effetto sonoro di sirena? La sirena si avvale del valore di distorsione 10. La frequenza del suono aumenta e diminuisce. Questo si ottiene inserendo nell'istruzione sound un ciclo for next. L'altezza del suono viene incrementata di 1 ogni volta che si completa il ciclo for next. La linea 10 effettua il conteggio da 1 a 255. Ciò modifica l'istruzione sound alla linea 20. Il ciclo viene completato alla linea 30. Rispondi a questa domanda. Quale effetto sonoro produce questo programma? Ecco una variazione dell'ultimo effetto sonoro. Qual è la differenza da quello precedentemente sentito? L'altezza del suono aumenta invece di abbassarsi. Ecco il suono. Mettendo insieme i due cicli, si ottiene un effetto sirena. Lasciate il registratore in play per caricare automaticamente la seconda parte di questa lezione. Lezione 2, seconda parte. È possibile usare una routine simile per produrre l'effetto sonoro del tuono. Il tuono di solito inizia con un forte boato seguito da un rumore di volume inferiore. Quale istruzione sound abbinata al ciclo for next produrrà un suono simile a quello del tuono? Il valore di distorsione 0 produrrà un suono simile al rumore di fondo del tuono. Ecco il suono prodotto. Un'altra tecnica per aumentare gli effetti sonori è quella di variare il volume. Qui abbiamo inserito la variabile volume nell'istruzione sound, in modo da poter variare il volume del suono. Come inizia un'esplosione? Mettendo il volume come variabile di un ciclo for next, possiamo produrre il suono dell'esplosione che inizia con un volume molto alto e che rapidamente diminuisce fino ad arrivare a zero. Quando vi è un'esplosione, come si sente il rumore? Rispondi ora a questa domanda. Che cosa bisogna mettere alla linea 10 per ottenere un suono scoppiettante come un colpo di fucile? Ecco l'effetto sonoro. La stessa tecnica deve essere impiegata per riprodurre gli strumenti musicali. Per esempio, una corda del pianoforte, quando viene battuta, genera il suono forte, che gradatamente si affievolisce. Ecco il suono. Quindi, per imitare il timbro di un pianoforte, come deve essere il suono?
come deve apparire la linea 10 affinché il suono sia simile a quello di un pianoforte. Uno strumento ad aria, come l'organo, ha un suono differente da quello del pianoforte. L'aria deve uscire dalle canne e quindi il suono inizia dolcemente e poi improvvisamente diviene più forte. Ecco il suono dell'organo. Come deve essere la linea 10 perché il suono sia simile a quello di un organo? A questo punto avete acquisito la tecnica per essere in grado di impostare gli effetti sonori che desiderate. Nell'unità 6 del manuale viene riassunto quanto spiegato in questa lezione. Potete usare tale materiale come riferimento per elaborare i vostri effetti sonori. Nell'unità 7 del manuale troverete una serie di effetti sonori da provare ed utilizzare nei vostri programmi. Modificateli per ottenere nuovi effetti. Quando siete pronti, caricate la terza lezione come avete fatto con le precedenti. Terza lezione. Introduzione al suono. Questa è la terza lezione di introduzione al suono. Che insieme alla lezione 4 spiega le routine necessarie per comporre la musica con il computer Atari. Come avete appreso nel corso della prima lezione, per generare suoni con il computer Atari occorre utilizzare l'istruzione Sound. Per produrre una sequenza di suoni useremo una routine sonora. Osservate l'unità 8 del manuale. Questa routine serve per generare le 7 note musicali. Ogni nota ha la propria istruzione sound che qui vi viene mostrata. Rispondete alle seguenti domande relative alle istruzioni sound. Che cosa rappresenta il primo numero in ogni linea? Quale registro sonoro viene usato? Ora ascoltate le 7 note di questo programma. Qual è il problema? Tutti i suoni si sentono insieme. Occorre imparare come separare le note fra loro. Questo è possibile utilizzando un ciclo di ritardo subito dopo l'istruzione Sound. Ogni nota dovrà avere un ciclo di ritardo. Per creare questo ritardo possiamo avvalerci del ciclo For Next. Il ciclo che useremo fa contare il computer da 1 a 300. Questo ciclo darà un certo ritardo, ma non molto. Osservate l'unità 10 del manuale per vedere com'è ora il programma. Ascoltate ora questi suoni. Come avete potuto ascoltare, ogni nota è spaziata con lo stesso intervallo di tempo. Con questa tecnica si potranno stabilire intervalli di tempo differenti per ogni nota. Osservate l'unità 11 del manuale. Il programma esegue delle note con differenti intervalli di tempo. Che valore di ritardo è stato assegnato al secondo suono?
quanto tempo dura il secondo suono rispetto al primo. Con questo metodo ripetitivo si possono scrivere programmi per comporre della musica, ma con un grandissimo impiego di istruzioni. Una tecnica più semplice, utilizzando delle subroutine o sottoprogrammi, verrà spiegata nella seconda parte di questa lezione. Lasciate il registratore in play per caricare automaticamente la seconda parte di questa lezione. Terza lezione, seconda parte. Il primo passo per effettuare un sottoprogramma con un ciclo di ritardo consiste nell'inserire un'istruzione GoSub nel programma principale che informi il computer di andare al sottoprogramma. Questa istruzione GoSub deve essere messa dopo ogni istruzione sound. Ecco come si può scrivere il sottoprogramma. Per far ritornare il computer alla parte principale del programma, basta aggiungere al termine del sottoprogramma l'istruzione return. Qual è il problema di questo sottoprogramma? Ora abbiamo un sottoprogramma, tuttavia gli intervalli di tempo sono uguali. Com'è possibile avere intervalli di tempo differenti? Ora l'intervallo di tempo del ciclo for next è determinato dalla variabile t. È importante che venga assegnato alla variabile t un valore prima che il computer salti nel sottoprogramma. Osservate l'unità 12 del manuale. Il programma si avvale del ciclo for next. Il ciclo for next, però, pur contando stessi intervalli di tempo, può avere delle imprecisioni di conteggio che vanno da mezzo secondo ad un secondo. Per ottenere un conteggio più preciso, utilizzeremo una locazione di memoria particolare del computer che è in grado di effettuare questi conteggi. Questo dispositivo di conteggio si trova nella locazione di memoria 20 del computer. Per leggere tale valore, utilizziamo l'istruzione pick. Nella variabile C metteremo il contenuto di tale locazione. Questa istruzione sarà all'inizio del sottoprogramma. La locazione di memoria 20 effettua il conteggio da 0 a 255. Per effettuare questo conteggio, il computer impiega circa 5 secondi. Il conteggio, giunto a 255, rinizia da 0. Utilizzando questa locazione, è bene azzerarla utilizzando l'istruzione POC, ovvero POC 20,0. In questo modo, ogni qualvolta utilizzeremo il nostro sottoprogramma, il conteggio partirà da 0. Ecco il nostro sottoprogramma con le istruzioni PIC e POC scritto correttamente. Nell'unità 13 del manuale troverete questo sottoprogramma. Così abbiamo uno strumento molto preciso per misurare il tempo, proprio come un metronomo. Con questa tecnica, il computer impiega circa un secondo per contare fino a 60. Il valore della variabile t uguale a 60 determina quindi il tempo di un secondo. Se t è uguale a 30, corrisponde a mezzo secondo. Se t è uguale a 120, corrisponde a 2 secondi.
consultate il manuale ed eseguite gli esercizi dell'unità 14. Poi, quando siete pronti, caricate la lezione successiva come avete fatto con le precedenti. Quarta lezione. Introduzione al suono. Con le tecniche precedentemente trattate, siete in grado di scrivere programmi musicali. Questi programmi, però, sono ancora allo stato embrionale e, utilizzando un'istruzione sound per ogni nota, pertanto, viene impiegata molta memoria del computer. Il modo migliore per scrivere un programma musicale o di effetto sonoro efficiente consiste nel porre l'istruzione sound in un sottoprogramma. Così possiamo lavorare con un solo registro sonoro, mantenendo la distorsione e il volume costanti. Allora, le nostre uniche variabili saranno il tono e la durata della nota. Queste due variabili possono essere raggruppate in un'unica linea di programma. Utilizzeremo la variabile PT per il tono, mentre utilizzeremo la variabile T per il tempo di durata della nota. È possibile poi raggruppare la generazione del suono e la durata del tempo in un unico sottoprogramma. Osservate l'unità 15 del manuale e paragonate questo programma a quello dell'unità precedente. Nel programma dell'unità 15, i valori del tono dove sono situati? I valori del tempo dove sono situati? I valori del volume, dove sono situati? Il registro sonoro da usare viene indicato in quale linea? Per poter accorciare il programma, possiamo evitare di usare un'istruzione per ciascun valore di tono e tempo. È possibile usare le istruzioni read e data. L'istruzione read informa il computer di cercare le linee data. Nelle linee data metteremo i valori di tono e tempo, quindi in una nuova linea data metteremo i valori 0 per far cessare il suono. Un'istruzione if then farà cessare il suono quando i valori PT e T sono uguali a 0. Osservate il programma corretto nell'unità 16 del manuale. I valori del tono del suono da inserire nella variabile PT, in quale linea sono? I
I valori del tempo, in quale linea sono? Che cosa dice al computer la linea 100? La linea 1040, dove rimanda il computer? Invece di avere delle linee data separate per ciascun suono, è possibile utilizzare un'unica linea data. La linea 100 informa il computer di esaminare due variabili per volta. Per prima cosa, considera i primi due numeri della linea data e genera il suono relativo a quei numeri. Poi, considera gli altri due numeri seguenti e genera un nuovo suono. E così via. Le linee data possono contenere molte coppie di numeri, in modo che il brano musicale può essere contenuto in un'unica linea data. Nel programma dell'unità 17 del manuale, tutti i dati del programma dell'unità 16 sono stati scritti su due sole righe. Osservate l'unità 17. A volte un brano musicale ha parecchi suoni in sequenza con la stessa intensità. Se non si programma una pausa tra un suono e l'altro, i suoni con la stessa intensità sembreranno formare un unico lungo suono. È possibile interrompere i suoni tra loro con una breve pausa di intensità zero. Naturalmente, qualora si desideri avere una pausa più lunga tra le note, basta semplicemente aumentare il valore del tempo di ritardo. Andate all'unità 18 del manuale ed esercitatevi seguendo gli esempi. Quando siete pronti, continuate con la lezione 5 sul lato 2 di questa cassetta.